Buonasera a tutti, mi chiamo Mattia, sono a Venezia per il Festival del Cinema e volevo parlare con voi di È stata la mano di Dio, l'ultimo film di Paolo Sorrentino. Personalmente era uno di quelli che aspettavo di più in questo festival e non mi ha deluso, anzi sono rimasto davvero molto piacevolmente colpito. È un film biografico, quindi in realtà ha a che fare con la vita di Paolo Sorrentino, con un evento particolare che è avvenuto quando aveva all'incirca 16 anni. Sullo sfondo di una Napoli che si stava innamorando di Maradona, che giocava allo stadio in quel periodo, un Maradona che blocca quasi la vita quotidiana dei napoletani, quasi per l'appunto come un qualcosa che arriva di mistico, ed è paragonato al cinema. Questo è un film anche su come Paolo Sorrentino diventa Paolo Sorrentino e cos'è che lo ha spinto forse a fare cinema, il fatto che la vita sia monotona e che ci sia bisogno di qualcosa che vada oltre. E forse è proprio questo ciò che mi è piaciuto di più di questo film. Il capire un po' di più il personaggio di Sorrentino sullo sfondo di questa Napoli, che è una città caotica, ma che va raccontata per quello che è. Quindi è un film consigliatissimo, naturalmente. È un film di Paolo Sorrentino, quindi se non apprezzate le sue atmosfere molto felliniane, anche qui c'è un collegamento con Fellini nel film, naturalmente vedete voi se è il caso di vederlo o meno. Io naturalmente penso che sia un buon film, quindi vi consiglio di vederlo.